Esercizio sul calcolo delle probabilità. Consideriamo la seguente slide. Calcolare la probabilità che lanciando 3 monete esca 3 volte testa. Qui abbiamo naturalmente una vignetta in cui si eseguono i 3 lanci. Il primo lancio, lancio della prima moneta, quindi può uscire testa o croce. Lancio della seconda moneta, può uscire testa o croce. Lancio della terza moneta, può uscire testa o croce. Passiamo alla seguente slide. Quindi qui con un grafo rappresentiamo naturalmente l'operazione. Partiamo dalla radice, che è questa. Nel lancio della prima moneta possiamo avere testa oppure croce. Nel lancio della seconda moneta, partendo da questo nodo, se fosse uscito testa, naturalmente potevamo associare l'uscita della testa o della croce come seconda moneta, oppure se fosse uscita croce nel primo lancio, potevamo associare l'uscita della testa o della croce come seconda moneta. Nel lancio della terza moneta invece la situazione è la seguente: noi ci colleghiamo con ulteriori rami a questi nodi, quindi testa, croce, destra e croce, possiamo dire che se nel lancio della terza moneta esce testa o croce, ci colleghiamo a questo nodo, oppure se fosse uscito croce nel lancio della seconda moneta, possiamo avere questa situazione nel lancio della terza moneta. Qui abbiamo testa nel lancio della seconda moneta con associata l'uscita di testa o croce nel lancio della terza, oppure croce nel lancio della seconda moneta con associata l'uscita di testa o croce della terza moneta. Allora, il discorso è questo: se noi percorriamo i seguenti rami, partendo dalla radice, quindi abbiamo questo ramo, quindi testa, 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 possiamo dire che questo, ecco, l'evento che noi vogliamo considerare il seguente, l'uscita di testa, 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 però possiamo dire che nel lancio delle tre monete tutte le situazioni che possono presentarsi sono testa, 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 oppure testa, testa, croce, oppure testa, croce, testa, o testa, croce, 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 testa, testa, croce, testa, croce, 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 testa, croce, croce, croce. E quindi qui possiamo notare che c'è una ripetizione degli elementi, se consideriamo appunto testa croce, e soprattutto possiamo notare che in questo caso conta anche l'ordine, nel senso che qui abbiamo per esempio croce testa croce, in cui compare una sola volta testa, ma la stessa cosa si presenta per esempio in questa situazione, croce croce testa. Ecco, qui possiamo dire che il lancio della prima moneta produce 2 rami testa croce. Nel lancio della seconda moneta, ad ogni nodo del primo lancio si associano altri 2 nodi testa croce, l'abbiamo visto da questo grafo, da questo diagramma d'albero. Nel lancio della terza moneta, ad ogni nodo del secondo lancio si associano altri nodi testa e croce. A questo punto possiamo dire che se contiamo questi casi che si presentano lanciando 3 monete, sono i risultati di questo esperimento sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo 8 risultati. Per avere tutti i possibili casi del lancio delle 3 monete si percorrono tutti i rami partendo dalla radice fino a raggiungere la base inferiore. Se torniamo indietro con la slide, abbiamo questa che è la radice e qui abbiamo la base inferiore, questi nodi finali chiamiamole base inferiore, questa è la base superiore. Leggendo il primo ramo abbiamo l'evento testa, testa, testa. Allora, questo è il diagramma di Venn in cui rappresento lo spazio campione e dentro lo spazio campione rappresento i risultati di questo esperimento. E ogni risultato naturalmente è un evento. Io sono interessato a calcolare la probabilità che l'evento che si realizza è testa, testa, testa. Allora, i rami del grafo hanno tutti lo stesso peso, questo perché i 2 eventi testa e croce sono equiprobabili. Quindi, ricordando la definizione di probabilità, la probabilità è il rapporto tra il numero dei casi favorevoli e il numero dei casi possibili. Tornando indietro con la slide,
Noi abbiamo 8 casi possibili, che sono questi, ed un caso favorevole che è il seguente, quindi è un ottavo. Quindi è del 12,5%. Qui rappresentiamo 100% come evento certo, 50% siamo a metà tra l'evento impossibile e l'evento certo. Il nostro caso è il 12,5%, praticamente siamo a metà del 25%, e questo è il grado, se vogliamo, di verificarsi dell'evento di cui siamo interessati a conoscerne appunto la probabilità. Ecco, con questa ultima slide terminiamo l'esercizio e per ulteriori approfondimenti si invita l'alunno a consultare il sito matevetracca.blogspot.it. Fine della video lezione.